Ieri abbiamo stipulato un accordo politico con il ministro Valditara ed è un accordo importante perché sblocca delle risorse che erano ferme e che non erano oramai più quasi destinabili se non in misura ridotta. Certamente abbiamo ottenuto intanto una prima anticipazione. L'accordo oggi si concretizzerà all'Aran e quindi è un atto pattizio. Ed è una prima anticipazione prevista con un'emissione speciale per quanto riguarda il Ministero dell'Economia da corrispondere ai lavoratori e alle lavoratrici entro dicembre. Si tratta di 104 euro medie lorde che verranno corrisposte a dicembre con anche gli arretrati. Sono sufficienti? Non sono sufficienti, è evidente che a questo si dovrà aggiungere quell'altro pezzo del contratto, la seconda sequenza che dovrà portare a sistema i 300 milioni di euro che fino a ieri non avevamo pienamente esigibili, per arrivare ad una media di 123 euro medie lorde, alla pari di quello che sono stati i contratti del pubblico impiego. Continuano ad essere necessarie altre risorse. La scuola ha bisogno di molto di più, però questo è il contesto sul quale noi ci siamo trovati a lavorare e abbiamo i piedi per terra, quindi è un primo passo, ma il cammino continua.